Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei tornare su un argomento che era stato l'oggetto di un video all'inizio del canale. Un video che all'inizio non aveva, ho visto, avuto particolare seguito. Poi però con il passare dei mesi, in particolare ho notato negli ultimi giorni, quel video girato tanti mesi fa, ha avuto un particolare interesse. In particolare l'oggetto era come aprire un conto estero, in particolare come poterlo fare comodamente da qui, dall'Italia, da casa nostra, senza dover necessariamente andare in una banca estera fisicamente. E la prima cosa che chiarivo in quel video, che però diciamo non è a quanto pare scontata, è che è perfettamente legale aprire un conto corrente all'estero. Non è vietato dalla legge italiana, purché ovviamente si rispettino certi requisiti, certi obblighi, in particolare di natura fiscale. Di dichiarazione appunto nel quadro, poi lo vedremo, RW, eventualmente RM, RT, per appunto le giacenze, le plusvalenze, interessi legati alle somme e di conseguenza anche eventualmente versare le imposte dovute sotto certi criteri. E appunto in questo video in particolare ho pensato intanto di dare un aggiornamento riguardo a questo tema, riorganizzarlo un pochino e poi magari concentrarmi ancora di più sulla questione fiscale, fermo restando che, come avevo già detto nel primo video, ma lo ribadisco, è estremamente complessa, è molto così macchinosa, articolata la normativa fiscale, quindi ovviamente vi invito a rivolgervi a un professionista. Se decidete di farlo, in modo che per il vostro caso possa eventualmente aiutarvi in tutti gli oneri fiscali, perché è facile sbagliare, sono molto articolati, non è semplice e forse questo è l'ostacolo principale. Però, a parte questo, insomma, poi come vedremo nel corso del video, si può fare in tantissimi modi il conto estero o addirittura ci si può un pochino proteggere dal cosiddetto rischio paese, se è quello diciamo che temiamo, anche in realtà prendo un conto italiano e quindi non dovendo necessariamente subire tutti questi oneri fiscali, però allo stesso tempo magari comunque così in realtà spostare il rischio fuori dall'Italia, insomma, ecco, poi vedremo meglio. Quindi ci sono anche varie sfumature sotto cui farlo. Per quanto riguarda la domanda da fare come prima cosa è perché farlo essenzialmente? Cioè, noi prima di tutto dobbiamo capire se vogliamo aprire un conto estero oppure, come vedremo, diciamo, affidarci comunque a una banca estera, seppure in Italia, perché farlo? Cioè, qual è il nostro scopo? Cosa eventualmente temiamo? Allora, avevo spiegato nel video precedente innanzitutto che ovviamente si può fare anche per motivi diversi dal timore del rischio Italia. Può essere fatto perché magari ci rechiamo spesso in un paese o comunque abbiamo dei legami di natura affettiva, di natura economica, imprenditoriale in un certo paese, quindi magari ci fa comodo spostandoci avere sia un conto in Italia, sia però anche avere degli appoggi bancari in quel paese in cui operare più facilmente, anche perché magari tante volte per tutta una serie di attività, a volte contratti di affitto, imprenditoriali, eccetera, è richiesto comunque, è più comodo avere un conto già nel paese dove si opera. Quindi quello è, diciamo, il primo motivo per cui potremmo farlo. Però, per quanto riguarda invece la possibilità di avere un conto estero nell'ottica del timore, appunto, per il futuro dell'Italia, alcune persone possono aver paura, magari, delle banche italiane o addirittura delle banche europee.
o in generale comunque magari di tutta una serie di eventuali patrimoniali, prelievi forzosi, eccetera. Insomma, le ragioni sono le più diverse tante volte per cui interessa l'argomento. Ho notato, come dicevo, un particolare interesse per quel famoso video nelle ultime settimane. E immagino forse perché ci sono le elezioni prossime, perché comunque si prospetta un inverno difficile, soprattutto dal punto di vista economico, legato all'alto costo dell'energia, tutta una serie di problemi, eccetera. Forse, non lo so. Comunque, ecco, quindi ho pensato di sviluppare meglio questo video. Iniziamo subito, appunto, spiegando perché farlo. Ecco, come dicevo, la prima ragione può essere quella di diversificare, quindi magari non necessariamente temere per il futuro dell'Italia, ma magari dire io i miei soldi non li tengo tutti in un paese, ma in più paesi, in più valute, eccetera. Come avevo spiegato, se la volontà è soltanto quella di diversificare e non è che temiamo magari così dei grandi sconquassi in Italia, in realtà possiamo farlo anche semplicemente attraverso i nostri investimenti. Quindi, se vogliamo investire in valute estere, anche lì ho fatto un video apposito, ve lo metto qui sotto in descrizione, ci sono vari metodi. Tra questi, appunto, come dicevo, oltre all'acquisto della valuta fisicamente, proprio del contante attraverso la banca, oppure l'apertura di conti in valuta estera anche in Italia, ma appunto denominati in valuta estera, c'è anche la possibilità molto semplice di acquistare strumenti finanziari denominati in valuta estera, quindi magari titoli di Stato, obbligazioni che a una certa scadenza si sa restituiranno quel valore nominale, quindi comunque abbastanza prevedibili se tenuti fino a scadenza, salvo default, che insomma si possono ottenere quei soldi in valuta estera. E spesso in realtà l'acquisto di titoli può in valuta estera è anche un modo appunto per investire nella valuta stessa tante volte, anche perché gli emittenti a volte possono anche essere sovranazionali, per cui magari invento, se vogliamo investire, non so, in lire turche o non lo so, in rand sudafricani, in valute sterline, insomma, quello che sia yen, dollari, possiamo anche acquistare non necessariamente obbligazioni o titoli di Stato di quei paesi, ma magari per esempio titoli BEI, faccio un esempio, Banca Europea degli Investimenti, denominati però in quelle valute, o titoli di Stato di altri paesi denominati in valute diverse. Quindi le opzioni sono molte. Quindi se magari già la nostra idea è solo acquistare, ripeto, valute estere, diversificare, non c'è bisogno di aprire un conto in quel paese, ovviamente, ma si può fare anche attraverso il nostro conto titoli, attraverso i nostri investimenti, oppure ecco con le varie modalità che avevo detto nel video su come investire in valuta estera. Quindi non è che c'è bisogno necessariamente di fare un conto in valuta estera. Quindi questa è la prima possibilità per cui potremmo volere un conto in valuta estera. Un altro aspetto che tante volte viene sollevato per cui si vorrebbe così andare in un paese diverso per appunto aprire un conto corrente è il timore eventualmente per il sistema bancario italiano. Quindi anche lì magari il timore c'è, le banche italiane sono messe male, eccetera, voglio aprire un conto all'estero. Anche qui ci sono dei metodi per proteggersi, non necessariamente andando all'estero, per cui dipende quello dalla banca innanzitutto. Quindi tante volte la situazione finanziaria del singolo istituto di credito, di un certo gruppo bancario, non dipende necessariamente dal paese, ma tante volte da tutta una serie di fattori, tante volte neanche facili da comprendere dai bilanci stessi. Quindi, se si ha il timore per la propria banca, magari si possono aprire più conti correnti in diverse banche, per esempio. Quindi a quel punto diversificare il rischio. C'è poi, come penso molti di voi già sapranno, in teoria il fondo di tutela dei depositi,
che è una sorta di assicurazione che dovrebbe rimborsare i depositanti fino a 100.000 euro in caso di fallimento della banca. Quindi comunque anche lì in teoria c'è una tutela. Se poi si hanno un conto titoli, i titoli sono depositati in banca, ma comunque di proprietà della persona. Quindi teoricamente se fallisce l'istituto di credito non dovrebbero essere a rischio. Magari chiaramente poi se dovesse avere problemi o fallire una banca, più che altro il rischio può essere che congelano tutto, poi sì, magari in teoria si recuperano i soldi e i titoli, ma con i tempi che purtroppo la procedura potrebbe richiedere, quindi magari il rischio è anche quello, che magari sì, uno non è che formalmente perde i soldi, ma concretamente non ha accesso ai soldi e se ha bisogno di quei soldi, soprattutto magari in modo urgente, può diventare un problema. Quindi non è che comunque dire c'è il fondo di tutela, non c'è problema. Dipende poi come avviene la procedura, cosa avviene, eccetera. Quindi magari però se si ha timore della propria banca, si può anche, ripeto, aprire un conto corrente in un'altra banca o diversificare. Ci sono varie opzioni anche a costo zero o quasi zero, soprattutto su banche online, banche che di fatto operano con delle carte, quindi comunque non bisogna necessariamente aprire il classico conto corrente che comunque costa magari 5-10 euro al mese con tutti gli annessi connessi e così. Le piccole spese, spesette, si può fare anche a costo veramente zero o quasi zero, basta ecco un po' cercare, aggeggiarsi un po', ma ci sono tante soluzioni anche di conti di deposito a costo zero, poi anche lì con mille opzioni in base anche a quanto siamo tecnologici, anche se ormai poi in realtà tutti i conti correnti obbligano di fatto all'utilizzo dell'internet banking, quindi comunque anche le cosiddette banche tradizionali di fatto poi spingono sempre di più verso canali telematici, quindi forse conviene direttamente puntare su delle soluzioni così, almeno si risparmia fin dall'inizio. Però ecco, quindi non è che bisogna per forza aprire il conto estero se si ha timore per la propria banca, dovrebbe in teoria avere un problema tutto il sistema bancario italiano, ma è una prospettiva comunque abbastanza complessa e rara, mi sento di dire, voglio fare le ultime parole famose, ma non tanto perché necessariamente le finanze delle banche sono sicurissime, eccetera, ma perché comunque poi a quel punto solitamente interviene lo Stato e noi essendo anche inseriti in un sistema di appunto banche centrali europee, tendenzialmente, come ecco, magari avvenne in Grecia, poi attivano dei sistemi tali per cui comunque nell'interesse probabilmente anche estero e della finanza internazionale non lasciano andare tutto a scatafascio il sistema cosiddetto too big to fail. Quindi tante volte magari poi c'è un intervento esterno in questi casi enormi. Può succedere per singole banche oppure un rischio che potrebbe avvenire, quello forse più probabile in caso di tensioni anche importanti a livello finanziario internazionale, potrebbe essere quello del congelamento eventualmente dei soldi, come avviene in vari paesi, è avvenuto in Argentina, adesso avviene in Libano per esempio, ma parlo anche di paesi insomma messi tutto sommato bene, non è che per esempio il Libano non era un paese in realtà, cioè, messo tanto male, in realtà c'erano alti livelli anche economici in certi ambiti di persone, eccetera, fino a qualche anno fa. Quindi comunque le situazioni cambiano a volte velocemente e lì tante volte congelano i conti, soprattutto in valuta estera, eccetera. Quindi potrebbe essere semmai quello il rischio tante volte e comunque ecco, questo è uno dei motivi forse per cui si potrebbe volere un conto estero, per cui magari si dice: la mia paura è che magari congelino tutto, più che falliscano tutte le banche, insomma, ma magari a volte in queste fasi di così aiuti cosiddetti internazionali e cose così, ovviamente la prima cosa che vogliono fare è bloccare l'emorragia di prelievi, quindi tante volte congelano tutto.
non si può ritirare se non somme ridicole. Se ricordate, era avvenuto una cosa simile anche in Grecia nel 2015, quando avevano osato fare un referendum sugli aiuti europei. Ricordate, insomma, cosa poi avvenne: file per comprare carburante, bancomat, la famosa foto del pensionato che piangeva disperato fuori da una banca, quella fu storica, perché non riusciva a ritirare la pensione. Insomma, ecco, quindi i congelamenti sarebbero forse un rischio più, non dico probabile, ma insomma, magari rispetto al fallimento totale, a lasciar fallire tutte le banche, una prospettiva un pochino più verosimile, eventualmente, seppure poi non mi azzardo sulle probabilità. Secondo me sono basse, ma molto basse, ma ripeto, non voglio azzardare, anche perché poi dopo è impossibile da prevedere. Ecco, però comunque la logica eventualmente di proteggersi in generale non deve partire dalla probabilità, che secondo me nessuno di noi può calcolare, ma dal nostro personale così approccio al rischio, la possibilità di rischiare o meno. Per cui tante volte le persone possono dire: io non è che non voglio, cioè prevedo o non prevedo che le banche abbiano problemi o meno, ma partire dal presupposto di dire: voglio stare più tranquillo, come un po' un'assicurazione. Poi, se non avviene, tanto meglio, non è alla fine che ho subito un grande costo, è un po' come appunto una polizza assicurativa. Quindi, intanto, questa deve essere, secondo me, la prospettiva psicologica da avere, senza arrischiarsi in previsioni, anche perché poi tanto non è solo ciò che può avvenire, i bilanci delle banche eventualmente, ma è una questione proprio diversa di poi cosa viene fatto a livello nazionale, internazionale. Per cui ci sono banche che erano devastate, proprio finite, e da anni magari i vari governi le tengono in vita in modo artificiale perché sono considerate importanti, a volte per motivi anche politici, eccetera. Altre sono state lasciate fallire, per esempio Lehman Brothers, Bear Stearns negli Stati Uniti, eccetera. Altre invece poi furono aiutate. Quindi è impossibile prevedere, soprattutto tutto quello che è politica, politiche monetarie, internazionali, eccetera. È una questione per stare, ecco, più tranquilli. Il rischio, diciamo, potrebbe essere quello appunto dei congelamenti. A quel punto potrebbero essere estesi a tutte le banche nazionali, e quindi magari si potrebbe dire: vorrei un conto in valuta estera. Quella già è una possibilità, quindi fuori dal sistema italiano. A quel punto, ecco, magari in teoria, ma poi anche lì dipende come mettono i controlli anche di capitale, soprattutto dai verso l'estero. Per cui in questi casi non è che soltanto bloccano i prelievi, ma ovviamente solitamente si procede anche bloccando possibilità di bonifici verso l'estero o ingresso di soldi. Anche lì è una sfumatura infinita di misure che sono quindi impossibili da prevedere. Ogni paese, come si vede in varie crisi, opera in modo diverso, quindi anche lì non è detto che avvenga in un modo o nell'altra. Tante volte comunque solitamente c'è divieto di acquistare valuta estera, soprattutto se si hanno valute nazionali che poi i governi cercano di svalutare, e quindi di fatto dare il danno e il peso economico ai cittadini costretti a mantenere quella valuta. Noi abbiamo l'euro, in teoria questo dovrebbe essere meno probabile, chiaramente, perché andrebbe a danneggiare gli altri paesi europei, che ovviamente non vogliono, immaginate i tedeschi o i nord europei. Quindi quello forse della valuta è un po' più improbabile, ma magari potrebbe essere in uno scenario estremo, che io non ritengo verosimile, ma potrebbe avvenire. Magari a quel punto, più che altro, potrebbero, ecco, congelare i soldi delle persone, in qualche modo ristrutturare eventualmente banche, cose così, oppure fare patrimoniali, prelievi forzosi, ristrutturare le banche, eventualmente problemi del governo, utilizzando i soldi, i tanti soldi che sono depositati in Italia dai risparmiatori. A quel punto colpiscono solo gli italiani, riducono i soldi, oppure comunque, ecco, congelano in modo tale che questi soldi non escano. Ora, in questo caso, a quel punto sì, avere un conto estero ipoteticamente
può aiutare per così avere dei soldi da poter spendere liberamente, ma ovviamente dopo ci sarebbero problemi a inviarli al conto estero, tendenzialmente, dipende, ripeto, anche lì come viene fatto. Però è uno scenario abbastanza così estremo, secondo me, seppure ovviamente i casi ci sono stati, quindi nulla è impossibile. Quindi questa potrebbe essere un'ulteriore opzione. Se si vuole invece, ecco, l'obiettivo dell'aprire il conto estero è quello di dire ho paura che facciano la patrimoniale o il prelievo forzoso, lì dipende anche lì come viene strutturato, quindi facciamo tutti così ipotesi. Ma in quel caso già penso che sarebbe un po' più inutile avere un conto estero. Questo perché, appunto, perché poi, come vedremo meglio nella seconda parte del video, ci sono degli obblighi di dichiarazione per il fisco italiano. Per cui, come dicevo, è assolutamente legale avere un conto all'estero, non è vietato dalla normativa italiana assolutamente, però ci sono degli obblighi in particolare. Sotto tre profili. Primo, di dichiarare la giacenza di quello che si ha, titoli, liquidità, eccetera, all'estero. Quindi lo Stato italiano sa in ogni momento cosa si detiene di attività finanziarie all'estero. Secondo, dichiarare eventualmente e pagare le tasse su interessi, dividendi, tutta una serie di, appunto, rendite finanziarie e terzo, pagare sulle eventuali plusvalenze, acquisti, vendite su magari conti titoli detenuti all'estero. Ecco, quindi comunque la tassazione, poi lo vedremo meglio, ma c'è una sorta di parallelismo per cui più o meno bisogna dichiarare e pagare aliquote di imposta analoghe a quelle che si pagherebbero su un conto italiano, sul conto estero. Quindi più o meno c'è una sorta di criterio di parallelismo. Quindi questo che significa? Che verosimilmente se il governo dovesse eventualmente decidere di fare una patrimoniale, è molto probabile che ovviamente dicono, anche sulle tue attività all'estero, calcolato su quello che hai, mi versi una patrimoniale. La differenza potrebbe essere eventualmente sul fatto che, mentre sui conti in Italia potrebbero dare l'ordine alle banche, lo Stato in quanto ente sovrano potrebbe dare l'ordine alle banche di dire preleva, come ho fatto a Cipro per esempio, fai un prelievo forzoso dell'X% oppure magari a scaglioni. Ipoteticamente, per cui magari dicono fino a tot euro nulla, sopra il 5%, poi il 10%, poi il 30%, e questo probabilmente anche così per imbonire un po' i cittadini e anzi giocare un po' su quelle cose idiote dell'invidia sociale, per cui dire così pagano i ricchi, per cui magari a molti fregano, non so, il 10%, ma dicono, però a quello che aveva più soldi gli hanno preso il 30%, quindi si sentono contenti che l'hanno derubato un po' meno, ma però ecco, potrebbero magari fare una cosa così. Ovviamente darebbe lo Stato l'ordine alla banca, un po' come fatto nel prelievo forzoso del 92, dando l'ordine in base a certi criteri di procedere automaticamente a un prelievo forzoso e versare i soldi allo Stato. Questo in un paese con molti risparmi come l'Italia potrebbe essere così un'opzione anche che molti temono, io vedo anche vari articoli, eccetera. Chiaramente non può dare l'ordine a una banca all'estero, lo Stato italiano potrebbe però, ecco come dicevo, magari poi dire va bene, non te li faccio prendere direttamente perché sulla banca estera non ho giurisdizione, ma siccome poi mi devi compilare il quadro fiscale, in base a quello dico comunque sull'attività detenuta all'estero, quella percentuale me la devi versare il prossimo anno, ma è probabile che lo Stato ovviamente non è che dia la grazia alle attività detenute all'estero, insomma, ecco, quindi da quel punto di vista, se si teme patrimoniale o prelievo forzoso, secondo me non è che poi potrebbe cambiare molto, se non, ecco, magari sulla disponibilità di soldi che potrebbe essere migliore rispetto magari a eventuali congelamenti, limitazioni, controlli di capitale fatti eventualmente, ma ripeto, stiamo facendo tutti scenari estremi in Italia, insomma, ecco. Quindi questa potrebbe essere
un'ulteriore opzione su eventualmente perché fare un conto estero tra le varie. Quindi riassumendo, una perché si ha un legame con quel paese estero e quindi per comodità personale e semplicità, eccetera. Quindi non motivi di timore sull'Italia. Secondo, timori sul sistema bancario italiano, e anche lì abbiamo visto che basta forse diversificare tra banche, eccetera. Terza possibilità, ecco, per eventualmente limitazioni proprio ai prelievi, congelamenti, eccetera, imposti dallo Stato in situazioni di crisi estrema. Quarto, per evitare, ecco, prelievi forzosi o patrimoniali. Abbiamo visto che quindi in molti casi si può evitare, secondo me, di aprire un conto estero. Poi vi dirò perché sono abbastanza scettico, ma non è che sia una cosa negativa, se non ci avrei fatto un video. Però ecco, per dire, utilizzatelo secondo me solo se veramente pensate per il vostro caso che possa essere utile, ecco. Quindi questo è eventualmente perché farlo, prima fase. Seconda fase, come farlo se decidete di farlo? Anche lì, come dicevo, è molto facile, si può fare direttamente dall'Italia. Ci sono varie banche o società finanziarie che offrono anche online la possibilità di aprire dei conti. O ci si può ovviamente andare all'estero di persona dando i documenti, eccetera. Bisogna vedere se quel paese, quelle banche, consentono di aprire dei conti ai non residenti, ipoteticamente se state in Italia, quindi, però lo potete fare ovviamente di persona, altrimenti, come dicevo, lo potete fare online. Alcune banche lo offrono, anche lì non vorrei fare un elenco, ma insomma ne trovate tanti su internet, non mi voglio mettere a fare pubblicità o cose del genere, insomma, né tantomeno dare dei nomi che poi magari uno va lì, dopo ha dei problemi e dice: ah, tu l'avevi detto, me l'hai consigliato tu, cose così. Quindi evito i nomi per questo, ma è facile trovarli su internet, insomma, ecco, ce ne sono tanti, anche perché poi in realtà cambiano molto le situazioni. Per esempio, c'era il caso, faccio ecco questo esempio, ma è perché è di cronaca, ovviamente, di N26, molto nota, famosa. All'inizio chi attivava la carta, tutto online, addirittura con l'app del cellulare, si mandava la foto col documento, cose così, aprivano la carta che ci si poteva versare, prelevare, fare bonifici, eccetera, eccetera, che era con IBAN tedesco, quindi di fatto era analoga a un conto tedesco. Con grande facilità era come se si apriva un conto in Germania. Dopo avevano cambiato procedure, eccetera, e aprivano le banche con IBAN italiano. Adesso addirittura sarebbe bloccato, da quello che leggevo, la possibilità di aprire nuovi conti con questa N26 perché avrebbero delle indagini da parte delle autorità di vigilanza, perché non avrebbero avuto delle modalità di controllo di clienti non rigide, insomma, starebbero facendo così degli accertamenti, eccetera. Quindi loro hanno detto ai nuovi clienti: non accettiamo nuovi clienti finché, ecco, non si risolve. Adesso non ho approfondito se hanno deciso loro, addirittura le autorità di vigilanza glielo hanno imposto, però per dire che questo cambia continuamente, quindi magari anche darvi dei nomi rischierebbe poi di mettervi fuori strada, perché magari da un momento all'altro magari cambiano l'IBAN, diventa da quel paese estero a italiano, oppure magari non accettano clienti italiani, ne arrivano altri, insomma, ecco, quindi è un mondo in continuo mutamento, però ripeto, cercarle è molto molto semplice. Molti di questi, come dicevo, prevedono semplicemente di compilare poche informazioni online, inviare un documento per la questione antiriciclaggio, quindi mandare il proprio documento. Alcuni, per verificare che non sia un documento rubato di una persona inconsapevole, chiedono di farsi la foto e inviare una foto del proprio documento con la faccia per vedere, insomma, che siamo noi effettivamente. E nel giro di poco solitamente aprono questi conti. Possono essere conti di deposito, possono essere dei conti legati a delle carte che poi si possono utilizzare anche in Italia, come dicevo, per acquistare, vendere, prelevare, eccetera, o addirittura anche dei conti legati al trading, ai titoli, quindi magari soltanto dei conti
correnti che sono di appoggio poi a tutta una serie di attività finanziarie, insomma, ecco, quello potrebbe essere anche un'ulteriore possibilità. Quindi sono molto varie. Anche lì ci sono varie sfumature. Alcune banche estere, appunto, danno un conto che però ha IBAN italiano, quindi significa che di fatto è come un conto in Italia. Però la banca è estera, quindi già quella potrebbe essere un'opzione per chi dice: ah, io non mi fido, non so, delle banche italiane, mentre quella banca estera, magari perché è in un paese con un sistema anche di tutela dei depositi solido, perché magari appunto quella banca ritengo che sia solida, eccetera, eccetera, di fatto consentono di poter, è come aprire un conto con quella banca estera, e alcuni di questi conti anche lì va approfondito caso per caso, quindi non è una regola, va verificato. Tante volte sono sotto il sistema di tutela dei depositi, il fondo di tutela dei depositi non italiano ma di quel paese, ecco, quindi comunque si ha una protezione o comunque una diversificazione dal sistema bancario italiano, ma si ha il vantaggio di avere un IBAN italiano e quindi non si hanno tutti quegli obblighi fiscali complessi, onerosi, costosi che hanno i conti esteri. Questa potrebbe essere un'opzione così di via di mezzo, per cui magari si ha un conto italiano, per cui, come dicevo, come tutti i conti italiani, con regime non quello dichiarativo, diciamo, ma quello amministrato, in teoria fa tutto la banca, calcola gli interessi, versa le imposte, se si hanno il conto titoli, versa le imposte sulle plusvalenze, compensa minusvalenze, paga le imposte su cedole, interessi, eccetera. In teoria fa tutto la banca, come avevamo visto in altri video, a meno che appunto si sceglie il regime dichiarativo e non quello amministrato. Ma insomma, quindi è molto comodo questo del conto corrente italiano, che in teoria non si deve pensare a nulla, fa tutto l'aspetto burocratico la banca. Sul conto estero invece dovremmo farlo noi, ecco, quello è l'ostacolo, e per questo dico apritelo se veramente ne siete convinti, ma altrimenti ha un onere e un costo, ecco. Quindi magari questa opzione via di mezzo può essere interessante, come dicevo, per cui aprire con una banca estera e tutto, ma con IBAN italiano. Invece se noi diciamo vogliamo proprio essere fuori dall'Italia, ci sono varie banche o società estere, diciamo, che offrono appunto la possibilità di aprire online dei conti correnti, e a quel punto siamo proprio con un IBAN o di un paese europeo, dell'area euro, anche non dell'area euro, ma comunque dell'Unione Europea, o addirittura paesi fuori dall'Unione Europea, per esempio la Svizzera. Quindi a quel punto anche lì ci sono varie opzioni online, eccetera, e si ha la possibilità di aprire sempre online, ogni banca con le sue regole, il suo paese con le sue regole, ma inviando i documenti, facendo tutto online, un conto con poi la carta che magari arriva a casa, quindi se ha anche una carta di debito da poter utilizzare, eventualmente dei conti titoli, eccetera. A quel punto con IBAN estero. In questo caso, terza parte del video, a livello fiscale, cosa dobbiamo fare? Nel senso, quali sono gli obblighi fiscali? Come dicevo già all'inizio, il solito disclaimer d'obbligo, parlatene con un professionista, quindi io vi do un quadro generale, poi vi metto qui sotto in descrizione anche il sito dell'Agenzia delle Entrate, dove già dà un'idea più o meno degli oneri, però appunto possono diventare anche molto complessi, anche lì dipende cosa avete. Un conto è che avete magari appunto un conto corrente in euro con la giacenza più o meno fissa. Lasciate lì un po' di soldi su una sorta di carta prepagata estera, stanno lì giusto così per protezione. Un altro è magari se aprite all'estero un conto titoli per fare trading, fate, comprate, vendete continuamente strumenti finanziari diversi, valute diverse, eccetera, eccetera. A quel punto, a livello burocratico fiscale, può diventare veramente un ginepraio atroce, e quindi probabilmente vi servirà un professionista che segua questo aspetto e che quindi chiaramente probabilmente avrà un costo. Anche lì ci sono varie opzioni, vedo che ci sono anche vari
associazioni, sindacati, eccetera, che offrono consulenza fiscale a prezzi anche agevolati, oppure c'è il classico commercialista, fiscalista, eccetera. Però comunque può diventare molto complicato con le valute estere, come dicevo, plusvalenze, minusvalenze, interessi, cedole e giacenze. Comunque, ecco, detto questo, quindi non fatelo da soli, a meno che siete proprio sicuri. Come fare essenzialmente? Allora, ci sono tre quadri dentro la dichiarazione di redditi che possono essere interessati. Il primo è il quadro RW della dichiarazione di redditi modello unico. Questo quadro indica le giacenze di liquidità, eventualmente di titoli. In particolare, deve essere compilato il quadro RW se la giacenza media durante l'anno supera i 5.000 euro in media e anche se per un solo giorno ha superato i 15.000 euro. A quel punto c'è l'obbligo appunto di dichiarare nel quadro RW la giacenza media. Questo cosa, ecco, in euro. Se uno può dire ho un conto in valuta estera, come devo fare? Anche lì non è che il tasso di cambio si può fare così a caso, ma ci sono dei dati di valori che l'Agenzia delle Entrate pubblica mese per mese e vanno presi a riferimento quelli per la conversione eventualmente della valuta estera in euro. Quindi anche lì c'è uno schema rigido. Come dicevo, appunto, ecco, quella diciamo è la regola. Dovete, poi vi metto qui sotto in descrizione l'articolo dell'Agenzia delle Entrate dove potete, ecco, andare a vedere un po' più di dettagli. Poi, ripeto, sempre vi consiglio di rivolgervi a un professionista per queste cose. L'obbligo, ecco, è anche quello eventualmente se si supera la soglia, come dicevo, di 5.000 euro, di pagare la cosiddetta IVAFE, che è un'imposta analoga al bollo del conto sul conto corrente di 34,2 euro, quindi abbastanza all'anno, che quindi è abbastanza in parallelismo con il costo che avrebbe un conto corrente. Anche qui si paga il bollo se si superano i 5.000 euro, quindi è analoga la regola. Anche in quel caso, appunto, va compilato il quadro RW e, come dicevo, se vengono superati i 5.000 euro di giacenza media, pagare anche questi 34,20 centesimi di imposte se si è residenti in Italia sul conto estero. Ecco, quindi questa è la regola. Quindi diciamo dei 5.000 euro. Poi, come dicevo, se anche per un solo giorno si supera la giacenza di 15.000 euro, va comunque compilato il quadro RW. Poi, ovviamente, questo vale per le giacenze di liquidità, ma c'è anche la tassazione sulle attività finanziarie detenute all'estero. Anche lì un principio parallelo con l'Italia, qui si paga lo 0,20% all'anno sulle attività finanziarie detenute, titoli, eccetera, e lo stesso va fatto su quelli detenuti all'estero. Quindi anche lì va calcolata, indicata nel quadro RW e versata l'imposta equivalente appunto dello 0,20 all'anno sui titoli, in particolare sul valore degli strumenti finanziari a fine anno. E cioè, analogo a quello che paghiamo noi sul conto corrente titoli, solo che in quel caso lo fa la banca il calcolo dell'imposta sul valore dei titoli. Ecco, quindi questo è l'aspetto. Poi, come dicevo, se si ricevono degli interessi su queste somme versate eventualmente, oppure si hanno degli strumenti finanziari, obbligazioni, eccetera, che ci danno degli interessi attraverso cedole, eccetera, dobbiamo anche lì pagare un'imposta del 26% parallelo con l'Italia o eventualmente del 12,5% su certi titoli di Stato, di paesi in whitelist, eccetera, anche lì va verificato caso per caso. Comunque queste imposte, come le pagheremo in Italia, dovremmo pagarle sui titoli, sugli interessi e cedole di titoli detenuti all'estero, e in quel caso vanno indicate nel quadro RM appunto dei modelli
unico eventualmente, insomma, ecco, di quella dichiarazione di redditi, la volta il 730, eccetera. Quindi dividendi, cedole e interessi nel quadro RM. Poi, come dicevo, se si fa anche trading, acquisti, vendite, plusvalenze e minusvalenze, si deve pagare di nuovo un'imposta sempre del 26%, eventualmente del 12,5% in certi casi. Sul quadro, sulle plusvalenze ottenute all'estero, e in quel caso vanno sul quadro RT, quindi anche lì poi diciamo ci sono tutta una serie di regole, ma ripeto è abbastanza complesso perché poi anche sulla questione del 12,50% se appunto la tassazione, come dicevo, su dividendi, cedole, cose così al 12,5, a volte diciamo nel modello è indicato, vedevo il 20%, quindi andrebbe calcolato il 62,5% di quell'importo in modo che ridica, ma ripeto, per questo consiglio di farlo fare da un professionista, soprattutto se poi ci sono anche valute estere, eccetera, quindi si rischia facilmente di sbagliare, è molto complesso, però questo è il meccanismo, insomma, anche lì ecco, dipende cosa facciamo, il grado di difficoltà, quindi è importante, però molto molto importante tenerlo presente, perché magari il conto estero non ha nemmeno particolari costi, ma poi ci sono i costi del commercialista, eccetera, quindi soprattutto se abbiamo le piccole somme rischiamo veramente che diventi antieconomico, rispetto anche al rischio. Quindi farlo o non farlo, anche lì come dico sempre, ma perché penso sia vero, non per fare così un discorso banale, dipende dal nostro caso, dipende dalla nostra avversione al rischio, quanti soldi abbiamo, come li abbiamo diversificati, eccetera. Il consiglio che mi sento di dare è farlo un conto estero soltanto appunto se il nostro obiettivo non riusciamo a raggiungerlo con una diversificazione in diversi strumenti finanziari. Per esempio, se si vuole solo dire io non mi fido dell'euro, ho paura che l'euro continui a scendere, vale sempre meno, gestito male, eccetera, voglio investire in altre valute, non dovete aprire un conto, non lo so, nel Regno Unito in sterline o negli Stati Uniti in dollari, potete comprare appunto titoli denominati in dollaro in sterline dal conto titolo italiano, per esempio, se è quello il vostro timore. Oppure, come dicevo, si può aprire un conto presso una banca estera, ma in Italia senza tutta una serie di oneri fiscali, eccetera. Oppure, ecco, si può fare, ma magari con vari livelli di difficoltà. Un conto è tenere, ripeto, la liquidità in euro, un tot, magari addirittura sotto i 5.000 euro e non avere nemmeno oneri fiscali, anche di dichiarazione, eccetera, se si rimane sotto la soglia e non si superano, ecco, i 15.000 euro, eccetera. Altrimenti, ecco, si può anche magari fare a livelli di difficoltà più alti, titoli, cose così, ma sapendo che poi ci sono questi oneri, quindi anche lì dipende. Comunque non è difficilissimo, è molto facile anche a livello operativo, come dicevo, si può fare comodamente dall'Italia, ci sono delle app per cellulare, anche o siti internet molto semplici, intuitivi. I dati che chiedono tante volte sono anche pochi, non servono quei mallopponi di carta come nelle banche italiane fanno firmare di tutto e di più. Lì veramente chiedono pochissimi dati, copia del documento, ripeto, a volte il documento con la foto, comunque un livello anche, a volte anche delle attestazioni che effettivamente noi siamo la persona del documento, quello anche per le normative antiriciclaggio, però di solito è abbastanza semplice, intuitivo e veloce, si ha il conto e ovviamente se non vogliamo andare all'estero, ma sempre per l'antiriciclaggio comunque è difficile che accettino riversamenti in contanti o cose così, tanto dovremmo alimentarlo solitamente con un bonifico verso l'estero, quindi anche per questo dico ovviamente tutto alla luce del sole. È tutto trasparente, anche perché se si va ad alimentare un conto estero, se ricevono soldi da un conto estero, chiaramente deve essere tutto regolare, dichiarato e lecito, insomma, ecco. Quindi solitamente viene alimentato così. Poi alcune banche consentono anche di versare i soldi, magari attraverso filiali di altre banche italiane,
su certi luoghi, eccetera, ma comunque magari solito piccole somme, solitamente si versa attraverso bonifico, quindi ripeto, tutto tracciato e alla luce del sole. Quindi questo, diciamo, è il quadro. Nel complesso, ecco, quindi è un'opzione, ma va tenuto presente che ha dei costi burocratici, economici e di complessità e anche quindi potenzialmente rischi di fare degli errori e magari poi dover pagare sanzioni o comunque avere dei problemi, oltre poi alla complessità di gestirli. Quindi secondo me è un'opzione se veramente si teme in particolare o ecco se serve come dicevo oppure se si hanno timori veramente forti sull'Italia e in generale sull'impianto europeo, ma ecco per il resto se il timore sono le tasse, se il timore è appunto il sistema di alcune banche italiane in generale forse non conviene, più che altro secondo me ha senso solo ecco se si teme un congelamento di tutti i soldi, l'impossibilità data agli italiani di prelevare sopra certe somme, di movimentare i soldi, di controlli di capitale essenzialmente molto rigidi, allora avere così una riserva libera potrebbe essere un vantaggio perché appunto ci dà per esempio la libertà di spendere su cose che altrimenti non potremmo spendere. È inutile avere anche 10 milioni di euro se poi magari impongono un prelievo massimo di, non so, 100 euro al giorno, quindi a quel punto ci si fa poco. Magari può essere invece un'opzione dire no, ho dei soldi liberi che posso utilizzare. Ecco, questa è l'unica vera, secondo me, ragione per cui può avere un senso un conto estero, perché altrimenti si può, secondo me, diversificare, come dicevo, con vari strumenti finanziari, varie banche, eccetera. Va tenuto presente anche che se si ha paura per una banca, come dicevo, si possono aprire più conti in più banche, quindi il rischio viene diversificato. Se si ha paura per la valuta, come dicevo, si può acquistare valuta estera legalmente in mille modi, anche ecco, con semplice deposito titoli. Quindi altri rischi, ecco, non li vedo. Però detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate anche nei commenti e se avete avuto esperienze, se volete anche condividere dei nomi di istituti con cui vi trovate bene. Io non ho esperienze dirette, quindi nello specifico non saprei se non quello che ho letto, magari qualcuno ha un'esperienza, dice io mi trovo bene con questo, con quest'altro, la potete condividere nei commenti o comunque ecco, mi fa piacere avere le vostre opinioni, anche sull'utilità eventualmente di farlo o meno. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti.